questa è una storia straordinaria, perché è una storia vera, avvenuta nel 2008. Il suo riscatto mi ha emozionato. È stato emozionante. Il suo riscatto. Non ho capito se lui è più il personaggio iniziale o il personaggio finale. Vorrei essere come lui. Ormai per me, come dire, un obiettivo, sì, un qualcosa da inseguire, da pagare. L'ottimista per eccellenza. Al di là del fatto che fa molto ridere, alcune cose fanno molto ridere, alcune cose sono molto commoventi, perché il mio sogno di fare cinema, di arrivare a fare delle cose bellissime, assomiglia a quello di Tony. Mi è piaciuto molto, è stato raccontato molto bene. Io poi conosco Tony, conoscevo già Tony al di fuori di questo film. E dovevo fare il prossimo film che Tony girerà dal 5 settembre. Però poi ho deciso di non farlo, quel copione. Io devo dare a un'altra ragazza perché non c'è la produzione. C'è un piccolo Paganelli dentro tutti noi. Questo. Però è una persona che stimo molto, Tony, adesso veramente. Mi è piaciuto molto come è stato raccontato. L'ho trovato geniale Davide, geniale soprattutto Tony, veramente un personaggio unico. Da autografo, da chiedergli un autografo. Voglio dire che Tony Paganelli è un ottimista, come ho detto prima, ed è un narciso come tutti i produttori, è un narciso patologico, solo per lui. Positivo. Che lui è più patologico di altri, ma in realtà fondamentalmente, cioè, ha la stoffa e tutto, cioè vende fumo, l'ho trovato molto interessante, particolare, mi è piaciuto, non ci credevo perché sono stato invitato da un'amica, alla fine ho detto vabbè, proviamo, diamogli fiducia, devo dire che è stato bello. Ti è piaciuto, insomma? Sì, ti molto, sei molto. Identificato? No, identificato no, perché non ci capisco niente di regia, per cui no. Però il fatto che una delle attrici ha fatto presente che chi crede in un sogno è disposta a portarlo avanti. No, diceva appunto in questo, appunto sul discorso dei sogni. Sì. È lì che dovremmo noi tutti magari provarci a metterci in marcia e a crederci un po' più in quello che facciamo. Nei nostri sogni, nel realizzare i nostri sogni. Lui è un fenomeno. La domanda che ci siamo posti dall'inizio alla fine, se ci fa o ci è. Però è un fenomeno. Siete arrivati a una conclusione? Temo che ci è. Però non so. Ma comunque molto bello, mi è piaciuto molto. È coraggioso, divertente e coraggioso. Ma mi è piaciuto molto. Ha veramente una bella idea, devo dire, complimenti a Davide che ha avuto veramente un'idea molto carina nel decidere di fare poi il film su di lui. Un punto di vista veramente particolare, lui è un personaggio veramente particolare, veramente carino, molto carino, notevole.